Provano d'attrezza a tutti i ragazzi, oggi siamo qui ben ritrovati con il nuovo capitolo di Giochi Patacquosi, rubrichetta in cui recensirò giochi apparentemente o anche no patacquosi, ossia giochi in stile retro, roba del genere. E il primo capitolo di questa rubrichetta l'abbiamo avuto con Realm of the Mad God, dovrebbe, se non sbaglio. E adesso recensiremo assieme Cave Story. Cave Story, gioco sviluppato dalla Dokuzo Monogatari, non ho idea se sia la pronuncia esatta e tantomeno se sia o la casa di produzione o il nome dello sviluppatore. E questo è un gioco indie, la cui prima versione, ossia quella per PC, è disponibile sul sito ufficiale. È un gioco stile retro, come avete visto, in 2D, in due dimensioni, basato su l'esplorazione di cave nella raccolta di oggetti per andare avanti nei vari livelli, affrontando marea di nemici con armi una più forte dell'altra cioè una per ogni occasione, insomma, e soprattutto armi potenziabili con l'uso, ma anche depotenziabili col danno che riceveremo. Inoltre sono armi modificabili anche nel senso che potremmo combinarne due o più per crearne altre. Oppure potremmo, non so, scambiarle, eccetera. Armi comunque molto varie che servono per ogni tipo di nemici, che sono veramente tanti. E per i boss, perché ci sono anche molti boss, alcuni di questi anche abbastanza cazzuti, come vediamo questo qua. È un gioco abbastanza difficile. Che dispone di vari finali. Allora, prima di parlarvi di questi finali vorrei fare un accenno alla storia. Allora, noi ci ritroveremo al comando di questo Mino, questo robottino, mandato su quest'isola, quest'isola che fluttuante, che è un insieme di caverne, popolata da Minimiga e altre strane creature. Ci ritroveremo in quest'isola senza la memoria. Questo robottino era stato creato per distruggere tutti coloro che abitavano in quest'isola, ma lui si ritrova senza memoria. È un gioco che, come potete vedere, presenta vari remake. Infatti adesso è appena partita la sequenza di remake del gioco per Wii. Infatti, come vedete, la grafica e le animazioni sono fatte molto meglio. E questa infatti è la versione per Wii. Per Wii, sì, anche Nintendo se non sbaglio. No, questa versione non c'è per PC purtroppo. Allora, poi fra poco addirittura partirà la versione per Nintendo 3DS, stata sviluppata abbastanza recentemente. Come stavo dicendo, ci ritroveremo alle prese con questo robottino e entreremo e cominceremo appunto a scoprire che l'isola è sotto il controllo di un malvagio essere del dottore, che sta utilizzando i fiori rossi questi fiori rossi che trasformano tutti coloro che li mangiano in mostri. E niente, dovremo affrontarlo, insomma, e cercare di capire le sue mosse all'interno di questo del gioco, insomma. Storia che, come ve la sto raccontando, sembra abbastanza semplice, ma poi scopriremo che è molto più complicata di quello che sembra. E come dicevo prima, si possono trovare i vari finali all'interno di questa storia. C'è il finale cattivo, il finale buono e il finale intermedio. Quello a cui accederanno la maggior parte dei giocatori che non ci avranno mai giocato sarà quello intermedio. Ma per quelli un attimino più, per gli hardcore gamer, c'è un finale buono, in cui molto difficile, cioè abbastanza difficile, e in cui appunto la storia finirà un attimino nel migliore dei modi, insomma. Quello medio è a difficoltà media, quello cattivo è molto facile invece da intraprendere. E niente, che altro dirvi ragazzi? Questo è un gioco veramente bello. Io vi consiglio di provarlo assolutamente, anche perché la versione per PC è gratis, vi coinvolgerà veramente tanto. E io direi addirittura di passare subito ai voti. Allora, grafica dipende. Se giocate la versione per PC di sicuro non sarà niente di che, sarà in stile retro. Se giocate per quel Wii è uguale, anche se le texture sono di maggior qualità. Se giocherete a quello per 3DS invece avrete addirittura il 3D, anche se la visuale sarà comunque laterale. E quindi grafica senza voto, insomma. Sappia, io comunque molto valida. E per quanto riguarda il sonoro, io darei un bel 10, 9, 9 e 10, perché le musiche sono veramente belle, anche i remix.
E invece per quanto riguarda il gameplay, bel 9-10 anche qui, perché è veramente divertente. E longevità un bel 8 anche qui, perché veramente non è proprio lunghissimo il gioco, però veramente vi farà divertire per molte ore e sicuramente lo ricomincerete se avrete voglia di accedere ai vari finali, insomma. Per cui questo è veramente un bel gioco che vi consiglio. Scaricate la versione per PC o comunque compratelo per qualche piattaforma, perché è veramente bello. E niente, la recensione finisce qua. Un po' sbrigativa, ma i video sono dei trailer, per cui ho dovuto fare presto. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.